Calderone, garante della persona disabile del Comune di Capua. L'allarme partito la scorsa settimana non è servito a niente. Oggi in piazza per manifestare il servizio clinico sanitario per gli alunni, per i bambini, per gli studenti disabili gravi è stato sospeso. Come si fa ad arrivare a questo punto? Il problema nasce da questioni di carattere burocratico, tecnico-giuridiche, da una serie di norme, da alcune lacune normative. Tra l'altro, ad ogni buon conto, quello che qua conta è che da stamattina i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori non hanno e non avranno alcuna assistenza di competenza, cioè significa che non è previsto più l'assistente igienico personale per l'assistenza di base, cioè è la figura, ricordiamolo per chi non lo sapesse, professionale che consente ai bambini, ai ragazzini, agli studenti disabili con disabilità gravi di poter andare al bagno, quindi soddisfare i loro bisogni fisiologici in maniera adeguata, perché purtroppo alcuni di questi ragazzi necessitano di un'assistenza particolare, non essendo sufficiente l'accompagnamento al bagno proprio come necessità, ma hanno necessità di alcune manovre particolari che richiedono una competenza particolare anche per bere, anche per mangiare. Questa assistenza oggi, dice la normativa, dovrà essere garantita dagli ex bidelli, cioè dai collaboratori ATA formati con dei corsi di formazione di 40 ore. Il problema però è di carattere pratico, alcune scuole non hanno bidelli a sufficienza, non hanno il personale quindi adatto, tra l'altro, per le particolari competenze che spesso sono richieste. Quindi che si fa? Cosa fanno questi ragazzi? Gli neghiamo anche il diritto di poter andare a scuola? Cosa direte al prefetto? Cosa può fare il prefetto per aiutarli? Probabilmente la richiesta che parte da tutte le famiglie, oltre che dai sindacati di rappresentanza dei lavoratori, è proprio quello di poter farsi portavoce di quelle che sono le necessità di questo territorio, che tra l'altro sono le necessità anche di tutta la regione Sicilia. E quindi il problema non è solo per Trapani, il problema è per tutte le città, per tutti i comuni, soprattutto per quelli che come Trapani hanno un numero importante di studenti disabili.